testimone. Sono con Fabio Albanese, corrispondente della stampa per la Sicilia orientale. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, come stanno le persone ferite dall'esplosione? Sono tutte osservazione, ma hanno deciso di andare via perché una persona ha avuto una frattura, alcuni hanno avuto ustioni da contatto con i lapilli infuocati, ma insomma nessuno si è fatto veramente male. Ecco. Per fortuna è andata meglio di quanto si potesse immaginare, visto quello che è accaduto. Ecco Fabio, a parte i grandi rischi, quali sono le insidie per quanto riguarda gli escursionisti sulle sommità dell'Etna? Per esempio, non so, c'è campo per il cellulare oppure ci sono dei rifugi attrezzati per ecco, grandi nevicate oppure per temporali improvvisi? Ma non con mezzi. A meno che non siano i mezzi delle strutture ricettive, delle strutture turistiche che ci sono in zona, la funivia o qualcosa, anche dal punto di vista, non soltanto dal punto di vista, diciamo. Intanto il grande referendum è rivolto agli italiani. Comunque andiamo a vedere quanto è grande la tenuta di Albano per vedere, secondo i giornali, in quanti possono entrare tra tutti quanti. Eccolo qua. Serve la navigazione. C'è una foto che adesso poi vedremo sugli altri gira giornali. Gira sperduto ancora. Serenità, cioè chi si sposa di corsa e male potrebbe poi avere dei problemi. Questa è una grande riflessione. È una verità che Alberoni è sempre un grande, va detto. Come sapete sono ormai 45 anni che Carlo Croccolo ogni anno dice che aveva amato. Giulia chiede, sposata da 40 anni, a lei piace che il marito accarezzi un pochino le parti intime, il seno, le spalle, così. E che cosa mi suggerisce, chiede Giulia, per farglielo capire? Ingrid, ci stiamo interrogando, prego. No, prego, dillo tu. No, dillo tu, ma la spalla non è intima, insomma, la spalla... Argito, eccolo qua. Oh, andiamo a Eva Express, Carrisi, Lecciso, Power, per essere un triangolo che può allargarsi a Andone. Questo è il famoso slip che di vicende. Oh, il sorriso dell'attore Fabio Troiano, che vuole un figlio, e lo vediamo sorridendo. Tarino e la modella brasiliana Mello. Perché è falsa la storia? Sì, perché si erano conosciuti un giorno e poi si sarebbero lasciati durante a parlarne perché... Quindi il gran castigatore Bettarini, esatto. Ha consumato o no? Esatto. Vabbè, no. Questo lo sapranno loro. Oh, giusto. Comunque Romina... Acqua. Oggi dell'acqua... E ci sono molti servizi che spiegano come si aprono i rubinetti. Vediamo le foto shop. Cioè, foto che hanno fatto un po' discutere. Eccolo qua, lui si sta sistemando la camicia in famiglia che non è il nostro settimanale, ma si chiama come la trasmissione. Che cosa succede? Allattare è la cosa fondamentale per un bambino, allattare al seno. Cioè. Però molte persone ci hanno scritto, possibile i giornali non spiegano bene come funziona l'allattamento. C'è uno scoop molto interessante che riguarda Alessia Marcuzzi. Secondo il giornale, lei è sempre allegra e pronta al sorriso, però quando è nelle trasmissioni si vestirebbe elegante. La notizia, a proposito di famiglie allargate, prove di famiglia. Ogni volta che Gigi Buffon, il portiere della nazionale della Juventus, esce in compagnia di Ilaria D'Amico, dalla quale ha avuto, eccola qua, andiamo al giallo delle giacche di Amadeus. Ama stirare le giacche, ma ha una tecnica tutta sua e ce la svela di più. Allora, come vedete, si prende il tavolo da stiro, che è già sentirsi marito e moglie, quindi la felicità vale più del matrimonio di Belen. Perché ha fatto i ritocchini? Secondo questo è tutto. Allora, colonnello, ci fermiamo col tanto che basta per un pit stop informativo con il telegiornale e poi torniamo. E parliamo di? Comicità. A tra poco. Non cambiate canale! Conosciuti un giorno e poi si sarebbero lasciati durante a parlarne perché... Quindi il gran castigatore Bettarini, esatto. Ha consumato o no? Esatto. Vabbè, no. Questo lo sapranno loro. Oh, giusto. Comunque Romina... Acqua. Oggi dell'acqua... E ci sono molti servizi che spiegano come si aprono i rubinetti. Vediamo le foto shop. Cioè, foto che hanno fatto un po' discutere. Eccolo qua, lui si sta sistemando la camicia... In famiglia che non è il nostro settimanale, ma si chiama come la trasmissione. Che cosa succede? Allattare è la cosa fondamentale per un bambino. Tanto il grande referendum è rivolto agli italiani. Comunque andiamo a vedere vediamo quanto è grande la tenuta di Albano per vedere, secondo i giornali, in quanti possono entrare tra tutti quanti. Eccolo qua. Serve la navigazione.
c'è una foto che adesso poi vedremo sugli altri gira giornali, sperduto ancora serenità, cioè chi si sposa di corsa e male potrebbe poi avere dei problemi. Questa è una grande cioè, è una verità che so, Alberoni è sempre un grande, va detto. Come sapete, sono ormai 45 anni che Carlo Croccolo ogni anno dice che aveva amato. Giulia chiede, sposata da 40 anni, a lei piace che il marito accarezzi un pochino le... Uno testimone. Sono con Fabio Albanese, corrispondente della Stampa per la Sicilia Orientale. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, come stanno le persone ferite dall'esplosione? Stanno tutte in osservazione, ma hanno deciso di andare via perché una persona ha avuto una frattura, alcuni hanno avuto ustioni da contatto con i lapilli infuocati, ma insomma nessuno si è fatto veramente male. Ecco. Per fortuna è andata meglio di quanto si potesse immaginare, visto quello che è accaduto. Parti intime, il seno, le spalle, così. E, che cosa mi suggerisce, chiede Giulia, per farglielo capire? Ingrid, ci stiamo interrogando, prego. No, prego. Ma la spalla non è intima, insomma, la spalla... Argito, eccolo qua. Oh, andiamo a Eva Express, Carrisi, Lecciso, Power, Press, è un triangolo che può allargarsi a Andone. Questo è il famoso slip... di vicende. Il sorriso dell'attore Fabio Troiano che vuole un figlio e lo vediamo sorridente carino, e la modella brasiliana Mello. Perché è falsa la storia? Sì, perché si erano... Ecco Fabio, a parte i grandi rischi, quali sono le insidie per quanto riguarda gli escursionisti sulle sommità dell'Etna? Per esempio, non so, c'è campo per il cellulare oppure ci sono dei rifugi attrezzati per ecco, grandi nevicate oppure per temporali improvvisi. Ma non con mezzi, a meno che non siano i mezzi delle strutture ricettive, delle strutture turistiche che ci sono in zona, la funivia o qualcosa. Anche dal punto di vista, non soltanto dal punto di vista, diciamo,